Ciao gente, benvenuti in nuovo episodio finalmente nel mondo dell'angelo. Perché oggi sì, andremo proprio avanti in questa serie. Siamo veramente parecchio in difficoltà perché abbiamo di recente subito un attacco dell'angelo, ma siamo riusciti per fortuna a respingerlo. Questo però sta a significare una cosa, potrebbe chiaramente tornare, attaccare in modo più violento, potrebbe inventarsi qualcos'altro e non riusciremo a resistere sempre, perché siamo stati molto fortunati nello scorso episodio. Ora però abbiamo un'altra missione importante, ovvero salvare gli altri che sono ancora intrappolati nel tempio segreto e sconfiggere definitivamente l'angelo impedendo di fare un rituale. Almeno così si parlava, no? Si parlava proprio di questo. Quindi io vi ringrazio ancora una volta per i tantissimi like che sta ricevendo questa serie. Continuate così, vediamo quanti like riusciamo a raggiungere. E adesso però vediamo subito di entrare nel mondo e di proseguire la nostra avventura, sperando di riuscire a fare progressi. E comunque eccoci qui esattamente dove ci siamo lasciati proprio l'ultima volta. Ora che si fa dobbiamo semplicemente organizzarci un pochino lasciando qua del materiale che non ci serve e poi ovviamente ci prepareremo per andare appunto in missione. Non so se portare via della TNT, non credo che dovremo fare trappole così estreme, non credo. Quindi direi di viaggiare più leggeri possibili, lasciamo qua anche l'armatura vecchia. Le teste invece le teniamo perché potrebbero chiaramente servirsi per la missione. E a questo punto in realtà direi che siamo già pronti per partire. Dobbiamo solamente capire se gli altri sono pronti, se partiremo a breve. Dobbiamo capire semplicemente queste cose. Anche se noto che qua già qualcuno si sta organizzando, sembrerebbe. E per il momento tutto sembra essere tranquillo, il cielo è totalmente oscuro, non ci sono cose strane, il cielo rosso. Sembra essersi anche una tranquillità abbastanza inaspettata e inusuale per questo mondo. Però dai, abbiamo appena respinto l'angelo, non si aspettava una cosa del genere. Diciamo che si deve essere anche fatto male con quel cannone, anche con quell'esplosione gigantesca. Ma di sicuro non si arrenderà. Preparatevi, voi due verrete con noi a salvare gli altri. Ok, sì, infatti il mago sta organizzando adesso alcuni guerrieri templari per poter organizzare una missione per salvare gli altri, entrare nel tempio e magari anche sconfiggere quest'angelo, impedire del rituale, insomma queste cose qua. Sperando ovviamente che la tranquillità rimanga effettiva qua, no? Al villaggio. Vi avverto, non sarà facile, sarà pericoloso. Sì, sarà sicuramente una missione pericolosissima questo, perché andremo proprio in un luogo nemico, dove potremmo chiaramente trovare tagliateste pericolosissime, ma anche altri esseri, appunto l'angelo. Noi non abbiamo paura, Fate bene ad essere coraggiosi, ma sappiate che rischieremo parecchio. Sì, in questa missione andremo anche noi. Ed è per questo che ci stiamo semplicemente un pochino organizzando ora. Qua c'è anche un coniglio, non so dove sia arrivato, ma va bene. Quindi sì, faremo bene a controllare un attimo la situazione, per poi ovviamente partire. Anche perché, come vedete, anche il nostro amico là che si sta preparando, immagino. Perché verrà proprio anche lo stregone. Andremo con lo stregone in missione. Non male, non male. Ah, tra l'altro qua è vero. Spero che le mura vengano ricostruite in fretta, perché penso che sia decisamente importante questa cosa. Però sì, mi sa che sono già al lavoro. Sì, guardate. Ci sono già qua dei guerrieri che stanno costruendo di nuovo le mura. Hanno già messo una sorta di impalcatura. Speriamo che riescano a fare in fretta, perché qui, vedete, tutto quanto aperto non è il massimo. Potrebbe arrivare nemici facilmente da qui. Nemmeno troppo, perché come abbiamo anche già detto devono oltrepassare questa grotta che si è creata, però è meglio ricostruire le mura così almeno potremo stare tranquilli al 100%. Forza, le mura sono essenziali per la difesa, sì esatto, beh. Poi al 100% circa al 100%, perché comunque sapete, potrebbero comunque accadere cose abbastanza bruttine, no? L'angelo potrebbe fare altri attacchi e potrebbe anche, non so, volare qui dentro. Rinunciando quindi sì a far accedere al villaggio i tagliateste, però non so, magari riesce a portarli comunque qua dentro. Campana, mi sa che stanno per partire, Mi sa che stanno proprio per partire. Volevo controllare un attimo l'inventario e portare magari della TNT per sicurezza, perché ci ho ripensato. Però mi sa che gli altri stanno per partire, I cavalli sono pronti di fuori. Ok, sì, mi sa che stanno proprio per partire, Vediamo un attimo se sono qui. Credo di sì. Infatti eccoli qua. Sì, infatti stanno proprio per partire. I cavalli sono già pronti, saranno lì fuori.
Molto bene, perché comunque andremo anche noi adesso. Andiamo a prendere il nostro cavallo, ovviamente, e poi seguiremo loro e ci troveremo al tempio. Noi partiremo ora. Raggiungici al tempio. Ti aspetteremo. Ok, va bene, dai. Ci incontreremo comunque all'ingresso del tempio, un po' come la missione precedente. Va bene, dai. Andate. Buona fortuna, ma comunque non temete, perché arriveremo anche noi tra non molto. Quindi state tranquilli, dai. Sì, non che il nostro aiuto sia essenziale, diciamo in realtà potrebbe anche essere essenziale, perché noi, sapete, in questa serie abbiamo un potere veramente speciale. Cioè, abbiamo delle visioni, possiamo vedere cose che altri non vedono. Non saremo i più forti in combattimento, anche se ora comunque con questa armatura, questa spada, non siamo fortissimi, però sicuramente più utili rispetto a prima, no? Comunque dai, apriamoci a TNT, non si sa mai. Voglio dire, finché abbiamo un po' di spazio nell'inventario, preferirei portarla. Alla fine sì, qualche slot occupato, direi che non è così grave come cosa, giusto? E per il resto qui direi che può andare bene così, un acciarino può sempre servire, abbiamo anche un arco, volendo. Altra TNT direi che così può bastare, semmai comunque, voglio dire, cioè, se la finiamo, se dovessimo finire, possiamo comunque sempre recuperare qui al villaggio. Ma per il resto direi che così ci siamo, dai, ci siamo al 100%. Sì, potremmo farci un'ascia in ferro, però dai. Andiamo così ora, andiamo ora, non rimaniamo indietro, vorrei raggiungere gli altri, ecco, avete capito, dai. Abbiamoci il cavallo, ovviamente, la cordicina teniamola qui per dopo e direi di andare, dai, diamoci una mossa. Salutiamo qua i nostri amici e buona fortuna a voi comunque, perché sarete qui da soli per un pochino, Ok. Noi andremo con il mago, ovviamente, anche altri due, sembravano altri due maghi, qualcosa del genere, più due guerrieri. Però qui effettivamente, non è che rimarranno molti altri, Vabbè, dai, apriamo e andiamo. Quindi sì, mettiamoci subito in viaggio. Villaggio, cercate di resistere voi, che quando torniamo dovete essere interi. Però anche è anche vero che se stiamo andando al tempio, probabilmente faremo qualcosa di abbastanza grande, no? E di conseguenza l'angelo potrebbe chiaramente essere attratto da quello che stiamo facendo noi. Potrebbe chiaramente approfittarne di attaccare il villaggio, perché ora c'è meno, ci sono meno persone lì dentro, non ci siamo noi, anche il mago, però intanto non lo può sapere. E comunque credo che a lui interessi maggiormente difendere il suo tempio, no? Perché se dovessimo distruggerlo, impedire il rituale, ci saranno conseguenze nettamente più gravi per lui. Ma va bene. Diamoci la mossa, andiamo avanti, da questa parte. Ok, non manca molto, quelle montagne del deserto dovrebbero essere, indicare proprio, l'ingresso del tempio. Quindi ci siamo quasi. Sì, infatti mi ricordavo bene, anche perché non è la prima volta che veniamo qui, giustamente. Quindi, a questo punto direi di lasciare il cavallo dove lo lasciamo di solito, ovvero praticamente qua dietro, dovrebbe essere una zona dove è possibile lasciare il cavallo, così vediamo anche se ci sono anche i cavalli degli altri, quindi ci dovrebbero essere tutti, perché in questa missione saremo in diversi. Dovrebbe esserci, sì, il mago, altri due maghi, quindi in tre, due guerrieri, 4-5, infatti 1, 2, 3, 4, 5 e il sesto è il nostro, esattamente, sì. Tutto corrisponde, tutti quanti sono riusciti ad arrivare qui. Al villaggio qua sembra essere anche tutto tranquillo, non ho notato nessun rumore strano. Sì, tutto sembra essere tranquillo. Per quanto possa essere tranquillo questo mondo, strano, eh? Molto strano questo, perché l'angelo sembrava essere in realtà molto più aggressivo e molto più attivo negli ultimi episodi. Quindi, abbastanza. Oh mio Dio, strano, che sta succedendo? È tutto buio? Ho parlato troppo presto, mi sa. Ho parlato troppo presto. Che cavolo sta accadendo? Rumore inquietante da questa parte, comunque. Oh mio Dio, ma è una visione questa! Guardate chi c'è là! C'è un essere strano! Non so se è una visione, ma c'è uno strano essere là! Oh mio, si guarda verso di noi, eh! Attenzione! Che ca... Cos'è successo? Cos'è successo? Era una visione. C'era uno strano essere. C'era proprio uno strano essere. E tra l'altro, ora che ci penso, nello scorso video mi avete anche detto che c'era qualcuno nell'oscurità. E potrebbe essere proprio questo.
Io non l'avevo visto nello scorso episodio, però... mi sa che è questo. Ma quindi una visione. Abbiamo avuto una piccola visione, ma cosa stava a indicare questa visione? Non ho capito. Oddio, non lo so, eh. Molto strano, ma quell'essere è malvagio. Credo. Non lo so. Sentite, facciamo una cosa. Andiamo dagli altri, perché non possiamo farli attendere. Potrebbero essere pericoli, quindi dobbiamo salvare anche gli altri. Ogni secondo è prezioso, quindi scendiamo subito e andiamo dagli altri. Ok, eccoci qui. Questi li terremo qui per dopo. Vediamo se ci sono gli altri. L'ingresso di qua, sì, ok, ci sono anche i guerrieri qua che ci hanno anche visti ora. Molto bene. Entriamo e direi anche di accendere i torce, no? Che dite? Ecco qua, gli altri anche. Tutto bene qui? Pensaci tu, non c'è tempo, sì. La combinazione la sappiamo. Dobbiamo accendere prima questa, poi questa ovviamente, poi quest'altra e infine questa qui. E direi che abbiamo completato con successo questo enigma, questo rituale. Vabbè, la combinazione ormai ce la ricordiamo, dai. Ok, rumore inquietante. In teoria dovrebbe essersi aperto? Vediamo, dovrebbe aprirsi a momenti, eh? In teoria sì. Sì, sì, esatto. Perfetto, anche qua guardate. Tutto corrisponde. Fuoco acceso, ok. Molto bene, direi che dobbiamo ora andare avanti. Entrare nel tempio, no? Che dite? Controllate l'ingresso. Restate qui, sì. Voi guerrieri rimanete lì, controllate l'ingresso. Se vedete entrare qualcuno nel tempio, venite ad avvertirci. Così saremo pronti. Non faremo magari errori come l'ultima volta, vi ricordate? Che non abbiamo tenuto sotto controllo l'ingresso. E qui, sì, ci sono ancora, ovviamente, questi strani Steve corrotti. Ok, attenzione, perché potrebbero esserci anche dei tagliateste e ovviamente dobbiamo trovare i nostri amici che potrebbero essere qui nascosti. Speriamo che siano resistiti, perché diverso tempo è passato, eh? Ecco il tempio, sì sì, ci siamo, eh. Ok. Diverso tempo è passato, non lo so, sono rimasti nascosti qui per diversi giorni? Non vedo gli altri, nemmeno io, però potrebbero essere nascosti a qualche parte qui. Quindi ecco, non pensiamo subito alle cose brutte. Siamo concentrati e vediamo, eh. Sai come fare? Sì, sì, sappiamo come fare, eh. Dobbiamo posizionare le teste mancanti. Ne abbiamo 5, in teoria dovrebbero bastare. E dovremmo anche avanzarne una, se non abbiamo sbagliato i calcoli. Nel caso invece avessimo sbagliato, ecco, sarebbe un po' un problema. Fallo, sì sì, non temere, adesso lo facciamo. Qua in realtà abbiamo completato. Dobbiamo andare di qua, facciamo attenzione, eh. Ma poi gli altri, i nostri amici, dove sono finiti? Perché non li vedo, eh. Non li sto vedendo qua. E non mi piace questa cosa. Mettiamo la testa. E mettiamo anche l'ultima. E in teoria ci siamo. Qui, oddio, c'è un passaggio, no? È vero, ma i nostri amici dove si sono nascosti? Perché, ok, magari non si sono fatti vedere, perché potrebbe essere chiunque qui, no, a entrare. Però, boh, strano, gli altri non ci sono, infatti. Comunque le teste abbiamo messe tutte. E gli altri non ci sono, sono riusciti ad uscire? Non credo, se no sarebbero venuti al villaggio. Sono ancora nascosti a qualche parte, magari qua sopra. Non ci hanno visti. Oppure... non lo so, eh. Non mi convince questa situazione, eh. Anche perché qua è tutto abbastanza oscuro. Pochi sono nascosti da qualche parte qui. Sono stati catturati, eh. Forse al peggio, purtroppo, ci dobbiamo pensare. Beh, catturati significa che sono ancora vivi, eh. Magari possono tenere in ostaggio, magari per fare uno scambio con noi, no? Per ottenere qualcosa. Potrebbe essere, eh? E sì, qua sopra non c'è un bel niente. Sentite, torniamo degli altri, eh? Si può scendere di qua? Senza farsi male? E si può scendere, ok, perfetto. Torniamo dagli altri, allora. Anche perché comunque qui il totem l'abbiamo completato. Non so se dobbiamo premere un tasto, attivare una leva, una pedana o qualcosa del genere. Oppure si attiva da solo, perché comunque qua l'abbiamo completato. Non so neanche se magari c'è un altro piccolo altare nascosto. Là sopra no, comunque.
Adesso vediamo. Qui dentro sembra comunque tutto tranquillo. Non lo so, un po' sospetto questo, eh. Dato più attenzione. Che sta... Oh, 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 oh. Ok. Attenzione di Steve qui, eh. Guardate qua. Oh mio Dio, sì, sì. Si è aperto, eh. Si è aperto. Perfetto. Andiamo, sì, sì. Attenzione di Steve, eh. Però guarda qua, si è aperto il passaggio. Steve, voi rimanete lì... Così, eh. Mi sa che siamo proprio nel tempio ora. Oh mio Dio, direi proprio di sì. Cavolo, che tempio gigantesco sotterraneo. Tempio gigantesco sotterraneo. Non è un semplice santuario come quello lì di prima o quelli che abbiamo trovato. Questo è un vero e proprio tempio gigantesco. E là c'è anche un altare, sembra. Oddio. Avete visto? Avete visto che roba strana, eh? Che posto è questo, eh? Non lo so che posto è questo, però... È gigantesco. Guardate che roba. Ora però tocca a voi, eh? Noi abbiamo risolto questi enigmi. E non solo. Abbiamo anche... salvato il villaggio. Ora tocca a voi, eh? Maghi, stregoni, pensateci voi, oh mio Dio. C'è anche una croce gigante qua, eh? Guardate che roba assurda. Non mi aspettavo un tempio così. Come non ti aspettavi un tempio così? Cosa vuol dire? Sai cosa devi fare, giusto? Non si aspettavano un tempio di questo tipo? Non è molto rassicurante questo, perché sembra come che... non sapesse cosa fare. Avviciniamoci, sì. Diamo un'occhiatina più da vicino, già che ci siamo. Però... non lo so, non è molto rassicurante quello che hanno detto. Proprio per niente. Comunque qua sì, una croce gigantesca. Non vedo leve, non vedo tasti, cose di questo tipo, però... Oh, molto strano, eh? Sapete cosa fare, giusto? Ditemi di sì. Devo capire come fare per fermare tutto questo. Cavolo, pensavamo lo sapesse, eh? Pensavamo lo sapesse. E invece... no. Non è come pensavamo. Forse servono delle visioni per capire. Sai di che parlo, eh? Tocca ancora a noi, quindi. Dovremo capire la verità che... Oh! Che cavolo è quello? Oh mio Dio! Che cavolo è... È quello di prima! Che cavolo ha fatto? Da dove è arrivato? Oh mio Dio! Cosa esatto? Cosa? Chi sei tu? Ha fatto fuori un mago, ma... Sono fini vicini a scappa, sono poi... No, no, che cavolo è successo? Ti ha teletrasportato qui? Dobbiamo scappare, veloce, non aspettare. Ok, dobbiamo scappare. Sì, ma tu rimani lì, che cavolo... Non è una buona idea rimanere lì, eh. Non è una buona idea. Solo noi possiamo salvarli, che cavolo significa? Ok, questo è ancora più inaspettato. Non ci aspettavamo questa cosa, ma... Dobbiamo scappare, non possiamo fare nulla, sì. Cosa possiamo fare noi contro quell'essere? Forse il mago riesce a fare qualcosa. Però spero che riesca a scappare. Guerrieri, qui dovete... Ok. Guerrieri, mi dispiace. Andiamo via, andiamo via. Devo avere delle visioni. Quello è cattivo comunque. Ma che cavolo? Non va nulla secondo i piani. Non va proprio niente secondo i piani. Quell'essere lì è cattivo. E ci ha attaccati anche. Ha attaccato quel mago. No, ma adesso anche il mago in difficoltà. Anche quella guerriera, quei guerrieri che c'erano prima, adesso anche il mago. Uno è stato fatto fuori anche. No, questa cosa non va bene, eh. Non va bene per niente. Questo episodio è decisamente tragico. E che cavolo dobbiamo fare noi ora? Dobbiamo inventarci qualcosa. Le visioni. Io non lo so, non lo so. Direi di fermarci subito, immediatamente in questo villaggio. Però ditemi un attimo voi che cosa dovremmo fare ora. Datemi qualche consiglio, perché non ho la minima idea. Ditemi, datemi qualche consiglio. Conto su di voi, perché non so proprio cosa fare ora. Qualcosa ci possiamo sempre inventare, sì, ma... situazione non piacevole, proprio per niente. Cavolo, eh. Vi vediamo comunque nei commenti, vi ricordo il like e... alla prossima. Ciao.